Vediamo insieme cosa è successo esattamente a Leone di Cellino San Marco. Albano Carrisi è un cantante e cantautore di successo. Con i loro successi, hanno cantato per generazioni. Ha spesso a che fare con problemi di gossip, soprattutto in relazione alle relazioni sentimentali. Un cantante che ha un talento vocale straordinario, grazie al suo tono speciale che lo ha reso unico in Italia e nel mondo. Prima di addentrarci in questioni complicate, però, ricordiamo chi è veramente. Ha inciso 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino in tutta la sua carriera. Fin da piccolo, inizia a suonare la chitarra e a cantare canzoni della sua terra d'origine, la Puglia. Per cercare la sua felicità e realizzare il suo sogno, il giovane Albano decide di trasferirsi a Milano, iniziando a lavorare al ristorante Il Dollar, frequentato da celebrità. Ha l'opportunità di presentarsi al produttore e maestro Pino Massara, che lo invita a fare un provino alla Celentano Massara, casa di produzione aperta alla ricerca di nuovi talenti. La canzone Al Sole, che diventa anche musicista, un legame sentimentale si forgia tra loro nonostante l'opposizione delle famiglie. Uno dei direttori, che scoprì Albano Carrisi e ne vide il grande talento, fu Pippo Baudo. Quello che ha detto in un'intervista: "Ho cenato al Dollar, un ristorante milanese che costa 660 lire, che è l'equivalente di un dollaro. Invece degli spaghetti, il cameriere ha portato una chitarra e ha iniziato a cantare. Che voce, ho pensato. Era Albano. Lavorava in Breda di giorno e ai tavoli la sera. Gli ho detto di venire in Rai la mattina dopo. Albano ha avuto una relazione con Omina Power non solo dal punto di vista professionale ma anche sentimentale, e insieme hanno regalato al pubblico un sogno d'amore che è scomparso qualche anno dopo. La scomparsa della figlia Ilenia nel 1993, in circostanze sconosciute, ha contribuito alla fine dell'amore che gli italiani sognavano. Il cantante ha rivelato un dettaglio scioccante sulla sua carriera, quando è stato espulso dal famoso Festival di Sanremo. Il cantante Albano, spesso al centro del gossip per via delle sue storie d'amore e intrighi familiari, ha svelato una cosa: non parteciperà anche quest'anno a Sanremo senza ottenere l'approvazione dell'art direttore Amadeus, che dichiara il brano proposto dal cantante, virgola, "questa non è una canzone di Albano Carrisi". Albano ha deciso di confrontarsi con il direttore, affermando che anche lui ha la competenza per poter verificare se il pezzo funziona dal punto di vista mediatico o meno, affermando: "Pezzo rivoluzionario, voglio sempre sorprendere. Nel 1982 nessuno si aspettava che io cantare Felicità. Amadeus ha detto che non corrisponde a Sanremo. Lo accetto,
ma dico che conosco il festival, ci sono stato 18 volte.